Benvenuti signori e signori nel canale Cute and Chic. Oggi ci sarà un nuovo unboxing come al solito. Questa volta apriremo la Horror Rock, ma abbiamo uno speciale ospite che oggi incontreremo di nuovo. Finalmente, signori e signori, è tornato il mio partner di Cute and Chic, Simon! Simon, dopo tantissimo lavoro e tantissime cose che ci hanno coinvolto insieme, finalmente si è liberato per fare i nostri unboxing! Yeah! Non ho la voce, non riesco a parlare. È lo stesso. Sono emozionato. Sì, siamo emozionati. Grande ritorno, ovviamente, con cosa? Con la... Apriamo subito questa volta la Horror Vlog. Ormai la conoscete tutti quelli che ci seguono negli unboxing, ed è una box di Nerd Block. Vi metto qui i link di tutte le cose, in modo che stai svenendo. Cosa è successo? I link in modo che possiate anche voi, se volete, iscrivervi. E senza bando alle ciance, la andiamo a prendere subito, come al solito. Io da quando avevo 9 anni ero abbonato a Horror Magazine e guardo film dell'orrore. Non abbiamo niente da piccolo. A aprirla, loro usiamo un caricabatterie. Fatto, ecco. E come al solito troviamo la favolosa scritta... Non hai caldo? Non ho caldo. La favolosa scritta, che non vuol dire, che dipende da come si legge, don't open dead inside, o don't dead open inside, o don't open dead inside, bobli. Quella. E la Horror Block! Cioè, si presenta così. Ancora non sappiamo cosa c'è. Questa è la Horror Block di... E guardo subito, scusate, nella cartolina, perché... No, non sbirciare. Io annuso. Non sbirciare. Devo trovare la cartolina. Devo trovare la cartolina perché non voglio sbagliarmi mese. Non si può sbagliare mese. Non si può sbagliare. Io mi sono lavato i capelli e sono andato in bicicletta, quindi è una specie di fungo oggi. Però siamo a tema con l'horror, quindi... Dove cavolo box. Sai? Cartolina. Torno sempre a fare... Eccoci! Allora, eccola, abbiamo la... Questa è la Horror Block di... Dammi il mese! No, questo no. Dammi il mese. Non ce l'ha il mese. Non c'è da me. Per me è quella di agosto, perché dovrebbe essere quella di agosto, che è già arrivata. No. Mi dice sempre, il prossimo mese ci sarà questo. Ci sarà speciale di Supernatural. Supernatural. Questa secondo me è la Nerd Block che è partita, bla bla, insomma ragazzi, lui, è la Nerd Block di luglio, la Horror Block di luglio, luglio 2016, ci siamo arrivati. Scritte allora, io tengo la cartolina e Simon subito è il nostro ospite, apre per primo! Allora, tiriamo fuori... Oh, che cos'è? Un cappellino di... Oh my gosh! Oh my gosh, è il speciale cappellino di venerdì 13 baseball hat del Camp Crystal Lake, cioè praticamente è il campo estivo dove andavano tutti i ragazzi a morire. Aprilo! Guarda, c'è anche lui! No, ragazzi, questa volta non è floscia come l'altra volta. Allora, innanzitutto guardate, è ricamato, bellissimo, ricamato con tutti qui i mostrini, e in più dietro, vabbè, è libero, e c'è la spilletta la broke di Jason, e poi avevo notato anche un'altra roba. Sangue. Scritto col sangue sotto la visiera, no vabbè. 10. Oh, stavolta non siete stati lessi. No, questo qui è veramente bello, Simon, indossalo tu. Adesso lo indosserò per voi. No, ma questo è bellissimo. Questo è veramente bello. Andiamo avanti. La prossima cosa? Questa è io indico, tu prendi. Questo qua giù. No, oddio. Come in tutti i numeri c'è la rivista Rumorg, che è una rivista veramente horror, in cui spiega tutti i nuovi film e le cose horror che devono uscire. Oltre a far profumo, vi fa abbastanza paura. Ineffettivamente ci sono delle immagini
che non sono molto... sono vietate ai minori. Fanno un po' paura, però è veramente bella la copertina di questo numero perché è un po' vintage con dei... Sì, mi ricorda, sai cosa? Il giornaletto di racconti dalla cripta. Dalla cripta, appena l'ho visto pensavo ci sono quello. Tutti i film che stanno per uscire e è molto bello. È molto bello e fa abbastanza paura. Io di solito cerco di non leggerla perché fa troppo paura. Perché questa poi non forse dorme. È meglio dare non a Simon, dorme. Già non dormo di non mio. Non dorme. Comunque è bellissimo questo mostro della palude qui. Sì, infatti. E anche devo dire il retrocopertina tutto, si difende, il retrocopertina si difende, fallo vedere. La quarta di copertina si difende abbastanza con una setta satanica. No? Teatro bizzarro, e questo l'avevo visto. Vabbè, ok, in ogni caso, ok, avanti. Poi... Kiss. Ovviamente, come in ogni scatola, è quello che aspettiamo sempre, la maglietta. La t-shirt della Vale di... La favolosa maglietta, no, questa volta l'abbiamo presa della taglia di Albi. E quindi la taglia M da uomo. E c'è... No! Amityville? No. Fammi leggere. Aspetta. È una casa infestata, I think. No, no, non è Amityville, è molto bella sta maglia. Mamma mia, questa è cioè, proprio questa... un po' dark. È molto dark, però portabilissima ed è a prima vista mi sembrava Amityville, invece è bella. È una casa infestata molto bella, sono sicura che Albi piacerà tantissimo, probabilmente tantissimo. Se la metterà poi stasera. È nera, si mette ogni e ve lo volta dice wow! Ragazzi, è Glow in the Dark, si no! illumina. Dunque, illumina, questa davvero. È un'esclusiva, è la Duty the Best. Si siamo, illumina. Siamo proprio ignoranti. È il Bates Motel di Psycho. No. E si illumina di notte. Questa è veramente favolosa. Vabbè, quando Albi la vedrà, veramente ci sente perché stiamo urlando. Sì, ci sente probabilmente, ma quando la vedrà sarà molto felice. Vabbè. Allora, è. La maglietta Bates del Motel. Bates Motel, che è un'esclusiva l'originale, di questi, l'originale. Rock, sì. Ed è praticamente, si illumina di notte, glow in the dark. Vi faccio vedere l'immagine qua, che vedete di notte si illumina, glow in the dark. No, è bellissima questa si sta, stiamo pensando di riscriverci anche a questa. Poi abbiamo Simon. Ok, abbiamo un film horror. Tre film horror. Allora abbiamo il volume 1 di Triple Feature Horror. Abbiamo Red Hawk, House of Fallen e Forget Me Not, Some Friendship Never Die. Mai sentiti questi film? Sono comunque film horror, ovviamente il Blu-ray, Forget Me Not, House of Fallen e Red Hawk, che... però io credo che sono soltanto in inglese. Sono soltanto in inglese. Ci avrei sottotitoli. E penso che abbia i sottotitoli, sì. È stereo. Li guarderemo stanotte. Sì. Stanotte che dobbiamo fare. No, sta un po' accaldato. No, questo è carino, dai. Questo è carino. Vai. Cos'è? Walking Dead. No, l'action figures. La prigione da montare di Walking Dead con l'action figure piccolino. Chi è in piccolo? Aspetta, vediamo. Oddio! Ci sono due o tre personaggi. No, c'è lo zombie e c'è... Lei? E chi è lei? Aspetta. La vecchia? È quella con i capelli... No, non lo so distinguere bene. Non c'è il nome. Stack them, empilate them, empilate... Praticamente devi montare, cioè, dopo ve lo monteremo. Upper prison cell... Praticamente è... No, è dei Lego! Signori, sono 109 pezzi da montare. Enjoy yourself! Enjoy the arts. Però è bello. Però è bellissimo, guardate. Cioè, da montare tutto è... Leggiamo. Potevamo avere un Blu-ray di questo, ma abbiamo preso quello con tre film. Con tre film, che siamo anche fortunati. E dunque, questo è praticamente... sei preparato bene, perché devi costruire la prigione di Walking Dead. Sì, è la prigione. With this amazing buildable set. È un favoloso set da montare.
Create style and that whoever you like defend your base from the horde. Wow. From the horde. Dagli from altri. No, horde, cioè, dall'orda di zombie. Sì, dall'orda di zombie. Ah, vedi, no, è carino. Ce n'è uno. È carino, quello è carino. Bello. Quanti pezzi? 109. Ok, ragazzi. 109. E poi abbiamo un'ultimissima cosa che bella. C'è quasi sempre, che è una bella stampa. Bellissima bel stampa poster. Questa volta. Devo sarà dello special di Halloween dei Simpson. Lo special di Halloween dei Simpson con la tomba di Bart in cui bellissima. Scrive I will call more paramedics e tutti quanti. Doveva scriverlo 100 volte sulla lavagna e sto girando lo stile sulla tomba, lapide. No, questo è veramente carino. Ragazzi, cioè stavolta non possiamo dire niente, è stata una super scatola. E questa, ovviamente, questa è una stampa esclusiva solo di Nerdblock, quindi non si trova in giro. Non si trovano in giro. E non Nerdblock, Horrorblock. È della Horrorblock. So che vuoi un'altra Nerdblock, te ne arriverà. Ok. È della Horrorblock, e questa è esclusiva. E si chiama Nevermore, questa stampa. Bellissima. Quindi adesso, riassumendo, avevamo il bellissimo cappellino che è qui. Il DVD Blu-ray con tre film. La prigione di Walking Dead. La fantastica stampa dei Simpson. Questo paurosissimissimissimo. Il rumor che insieme alla maglietta trovate in ogni numero, in ogni box. E la maglietta questa. La meravigliosa questa, Bates Motel T-shirt. Questa veramente Glow supera, in the dark. Supera fantastica. Tutto. Questa volta ragazzi ci teniamo tutto. Grazie. E vi diamo anche lo spoiler del prossimo mese. Che ci sarà lo special di Supernatural, la serie, non che so adesso, la guardate. Adesso va di modissima perché su Netflix dopo 84 anni. Dopo 84 anni è ritornata di nuovo. Sono la centesima serie. Io direi di questa volta te la approvo. Mi piace, yeah. mi piace, prenderemo mi anche piace. La prossima. Sì. Ti è. Ah, arigato. Alla prossima, arigato. Ciao da Simon e ciao da Vale. Che capelli ancora.